Dopo decenni di neutralità, Svezia e Finlandia sono pronte a presentare formalmente questo mercoledì la loro domanda di adesione alla NATO. Nonostante la minaccia di veto da parte della Turchia, il presidente finlandese Sauli Niinistö e la premier svedese Magdalena Andersson hanno mostrato grande ottimismo sul loro possibile ingresso. Helsinki e Stoccolma procedono di pari passo attraverso questo iter di adesione all'alleanza, che è un segnale forte per dimostrare l'unità tra i due paesi scandinavi, come ha sottolineato l'Andersson. L'accettazione della loro richiesta non solo renderebbe la NATO più forte dal punto di vista militare, ma potrebbe in qualche modo anche influenzare le sorti della guerra in Ucraina. La Finlandia ha uno degli eserciti più potenti d'Europa e l'allargamento potrebbe diventare realmente una minaccia per la Russia di Putin.